Uscita il 1° di gennaio, la terza stagione di Cobra Kai è stata la mia prima maratona di questo 2021 e se il buongiorno si vede dal mattino... Davvero tanta, ma tanta roba. Questa serie continua a stupirmi, anche se non sono mai stato un gran fan di Karate Kid da piccolo. Ok, mi piaceva. E sappiate che ho imparato anche abbastanza da spiegarvi come dare la cera e togliere la cera se non tenete conto delle grafiche in sovraimpressione. Lo ripeto brevemente, una serie iniziata sotto la guida di YouTube Premium, quando ancora si chiamava Red, e poi passata con questa terza stagione sotto la produzione di Netflix. Inutile dire che sebbene chi la vide all'epoca me ne parlò benissimo, solo con il passaggio ad un servizio molto più diffuso ho potuto apprezzarla, e come me tantissima altra gente. Così è stato un vero e proprio boom, ma ne ho già parlato in un precedente video di cui vedete già il link là in alto, ma non andate subito a vederlo, prima finite questo video sulla terza stagione. Questa terza stagione l'ho finita la sera del 2 gennaio, sono stato abbastanza rapido. Una stagione che si apre sulle macerie letteralmente della seconda. Miguel è ancora in coma, Johnny molla il Cobra Kai a John Kreese, poiché è ferito doppiamente per la fuga di suo figlio Robbie e la situazione di Miguel. Samantha è terrorizzata dall'incontrare nuovamente Tori e infine Dimitri ed Eli continuano a battibeccarsi per gli strascichi della lotta dell'ultimo episodio. Ammetto che i primi 3 episodi non mi sono sembrati una grande cosa, servono per rimettere insieme i pezzi e dare slancio al resto della stagione. Farò un qualche piccolo spoiler, quindi attenti se ancora non avete visto Cobra Kai fino in fondo. I fatti più salienti comunque sono: i ragazzi del Miyagi-Do sono allo sbando e pieni di rabbia poiché si sentono abbandonati dagli adulti, visto anche che Daniel ha chiuso il dojo e si è messo a cercare Robbie, coinvolgendo a tratti pure Johnny, che cerca però continuamente di attaccare briga con chiunque, sente così quel peso di una situazione che gli è sfuggita di mano e rischia di essere risucchiato là dove lo abbiamo trovato all'inizio della serie. Robbie viene infine ritrovato e portato in riformatorio, mentre Kreese riporta il Cobra Kai a quel livello di cattiveria ingiustificata che era originariamente, ma si apre una parentesi sul suo passato, una delle parti più belle della serie, dove si vede che lui era bullizzato e che in Vietnam gli è successo una cosa che l'ha cambiato profondamente. Intanto Miguel si risveglia dal coma, ma non sente più le gambe, lo devono operare. Bellissime qui le scene tra lui e Johnny, che viene ad incoraggiarlo, dove sembra che tutto sia pronto per quelle classiche scene da film alla Bella Addormentata, in cui arrivano le belle parole di incoraggiamento e lui ce la fa proprio in quel momento, ma non succede. Anzi, la serie ci gioca proprio su quelle inquadrature, prendendo in giro lo spettatore. Sono quelle cose troppo belle per essere descritte a voce. Così arriviamo alla quarta puntata, dove Daniel torna a Okinawa e da lì saranno i pesanti flashback al Miyagi o a quel secondo film, ma la storia prende slancio e da quel punto l'ho finito senza dissoluzione di continuità. Come ho già detto, la lotta in Vietnam sulla fossa dei Cobra è fenomenale, ma la puntata più bella e dove si vede veramente l'intento di crescita interiore di questa serie è tutto nella puntata col cameo di Elizabeth, nuovamente nei panni di Ali, che esce in un lungo appuntamento con Johnny. Penso che sia il vero punto focale dove tutte le linee narrative della stagione confluiscono per poi diramarsi nuovamente. Invece il combattimento a 3 tra Johnny, Kreese e Daniel è la parte più bella dal punto di vista del karate, poiché, diciamocelo, i ragazzi, a parte Miguel e Eli, non riescono a fare gran combattimenti e soprattutto quando combatte Samantha, ragazzi miei, che lavorone che ha dovuto fare la controfigura, perché quando la inquadrano in viso è negata come pochi, mamma mia! L'ultima puntata poi è da manuale, dove finalmente gli schieramenti si compattano e le persone seguono il loro cuore, mettendosi a disposizione della squadra e di un bene comune. Non solo perché il nemico di un mio nemico è mio amico, ma non voglio andare troppo in dettaglio. Certo però è che la sensazione risulta come quella di tutti gli Avengers contro Thanos, in vista della quarta stagione e probabilmente ultima.
In conclusione, questa terza stagione di Cobra Kai è un'ottima prova di cosa si può fare quando gli sceneggiatori hanno le idee chiare e una storia vera, perché hanno sempre evitato di patinare avvenimenti e personaggi da raccontare. Inutile dire che sia un successo, sì, ha dei problemi e non è certo la perfezione, ma fa il lavoro che deve, intrattiene, diverte, mette ansia, ci sono bei combattimenti e lascia anche insegnamenti, ha una crescita, miglioramento o aggiustamento dei personaggi, che non sempre fanno la cosa giusta, ma che sembrano più reali e di spessore, capaci appunto di diventare una versione migliore di se stessi. Ovviamente parte già il conto alla rovescia per la quarta stagione, che probabilmente arriverà a gennaio 2022. A questo punto non mi resta che ricordarvi il mi piace, iscrivervi al canale, attivare la campanellina, commentare e condividere questo video, e che serie come questa vanno viste anche se le arti marziali non interessano troppo. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!